to è una di quelle espressioni che nei linguaggi di programmazione sono state bandite. Se le usi, le persone ti guardano male, ti fanno capire che sei proprio una pippa a programmare. Ed è per questo motivo che oggi molti linguaggi di programmazione moderni non la implementano più, tipo, per esempio, Python non ha il concetto di etichetta e quindi di goto. Linguaggi di programmazione più datati lo permettono, tipo C e C++. Oppure Java ha un supporto limitato per le etichette, ma non ha una goto. Il motivo per cui in Java in alcuni casi si possono mettere le etichette non è lo scopo di questo video, quindi andiamo avanti. Quindi, goto non si deve usare. Io stesso sono stato cresciuto, dal punto di vista della programmazione, con questa nozione, con questa cosa, perché è un tabù. Eppure, vi mostro questo codice. Qua si notano dei goto, eppure, questi programmatori non sono pischelli, perché questo è un codice sorgente di systemd boot. Ma voglio alzare il tiro, vediamo qua. Altre goto e altre etichette. Questo è un file sorgente di Python, o meglio, CPython. Ma continuiamo. Questo che vedete davanti, invece, è un file del codice sorgente di Redis. Ma voglio alzare ancora l'asticella e vi mostro l'ultimo. Questo, per esempio, è il codice sorgente di Flatpak. Tutti questi progetti che vi ho mostrato non sono vecchi. Infatti, non ho scelto di mostrarvi, per esempio, il codice sorgente del kernel di Linux oppure quello di, che so, il codice di Bash, perché magari potrebbero essere, per esempio, invecchiati male. Sono progetti che possiamo considerare recenti e che sono tutti diversi tra loro. Ci abbiamo un bootloader, un interprete, un gestore di pacchetti, un database NoSQL. Tutti progetti fatti da gruppi di sviluppatori diversi tra loro. E quindi sembrano che non hanno nulla in comune. Eppure qualcosa la condividono. Ovvero condividono un unico semplicissimo dettaglio, ovvero il fatto che sono scritti in C. E quindi la domanda è: tutti questi qua sono dei pischelli? Oppure ci stiamo perdendo qualcosa? Sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di Code Academy. Io sono Valerio e oggi andiamo a rispondere a questa annosa domanda: goto o non goto? Questo è il problema. E vi rispondo a questa domanda da questa nuova sedia che mi sono comprato, perché settimana scorsa sono cascato dalla sedia mentre ero in un meeting su Teams. Proprio l'ho dovuta ricomprare per necessità. Ma prima di proseguire, non dimenticate di lasciare un like, di cliccare il tastino delle iscrizioni, di commentare qui sotto tutto quello che volete, perché sono sicuro che commenterete per quanto riguarda la questione di goto e non vedo l'ora di andare a leggervi tutti. Se mi piacciono i miei video, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Fatemi cogliere l'occasione di ringraziare tutti quelli che già lo hanno fatto e quindi grazie mille. E quindi a questo punto possiamo riprendere e iniziamo dalle basi. L'espressione goto nasce dai primissimi linguaggi di programmazione perché non c'era altro modo per saltare da un punto all'altro del programma. Al massimo ci stavano gli if, ma non ci stavano, per esempio, tutti i vari cicli. Quindi, a quei tempi andati, dovremmo dire, si era obbligati a utilizzare goto ed etichette sparse qua e là nel codice. Ed effettivamente questo creava un problema per quanto riguarda la leggibilità e anche la comprensione dei programmi, perché venivano molto difficili da capire e un uso e abuso più che altro di goto creava quello che poi è stato definito lo spaghetti code. Uno degli oppositori più accaniti contro il goto è stato Dijkstra, che l'ho nominato nei miei video diverse volte, su cui ha scritto un piccolo editoriale a riguardo, ma sto parlando di tanto tempo fa. Il suo ragionamento era anche piuttosto corretto. Molto spesso la mente umana
non è capace di capire la dinamica di un codice. Qui è importante la dinamica. Quindi è meglio ridurre la comprensione dinamica di un programma a una comprensione quanto più statica possibile. Tutto questo che vuol dire? Se per capire quello che fa un programma devo simularne la sua esecuzione qua nella mia testa, devo ripercorrere tutti i passi e andare a capire tutti questi go-to dove vanno. Utilizzando altri costrutti più moderni come il for, il while, questo ci permette di capire il funzionamento del codice senza andarci ad addentrare nel dettaglio come funzionerebbe quella parte del codice a runtime. Magari non capiamo esattamente tutto quello che accade, però in effetti lo possiamo dire, riduce il nostro sforzo mentale nel capire la dinamica del codice. È come dargli torto a Dijkstra. Chi di noi, per esempio, non si è trovato nel pallone quando sta creando un programma multithread? E quando c'è un errore dobbiamo capire come sti thread interagiscono fra di loro a runtime, quindi è tutto un macello. E io stesso non nascondo che più di una volta volevo buttare dalla finestra il mio computer. Questo perché ne dobbiamo capire la dinamica. E il ragionamento di Dijkstra alla fine è vero, perché lo possiamo applicare anche nel caso di una programmazione concorrente. Quindi, poiché i linguaggi di programmazione moderni ci mettono a disposizione i costrutti che ci facilitano la vita, quindi dobbiamo abolire il go-to. E in effetti il suo uso è stato drasticamente ridotto negli anni, come vi dicevo in apertura, perché molti linguaggi di programmazione addirittura non ce l'hanno più. Il ragionamento che vi voglio portare in questo video di oggi è: cosa hanno questi linguaggi di programmazione che ci aiuta a fare a meno di questi famigerati go-to? Perché la risposta a questa domanda ci porta a capire perché tutti quei progetti che vi ho mostrato in apertura non ne possono fare a meno. O meglio, cioè, ne possono fare a meno, ma si corre il rischio di avere del codice ripetuto. E sappiamo che ripetere il codice è anche un'altra pessima pratica di programmazione. Essenzialmente sono due le cosucce che i linguaggi di programmazione moderni ci mettono a disposizione. La prima, anche se penso già molti di voi già ci sono arrivati, è la gestione dell'eccezione. E l'altra sono i gestori contestuali. Un sacco di linguaggi di programmazione hanno un meccanismo per gestire l'eccezione. C++, Java, Python, PHP, C#, potrei andare avanti per ore. Pochi linguaggi invece hanno un gestore contestuale. Python ce l'ha con il costrutto with, C# con il costrutto using, Java ti permette di utilizzare la parola chiave try in maniera analoga a queste. C++ non ha un gestore contestuale come questi linguaggi di programmazione, tuttavia il modo con cui utilizzano i distruttori, o meglio il modo con cui C++ utilizza i distruttori, lo possiamo utilizzare per simulare il concetto dei gestori contestuali. Se volete un video approfondito sui gestori contestuali, scrivetemelo nei commenti. Io sto qua dando per assodato che sapete cos'è e quindi vado avanti. Sì, il nostro amatissimo sì, non ha niente di tutto ciò. Supponiamo questo caso. In sì dobbiamo scaricare un file dalla rete e per qualche motivo lo vogliamo tenere in memoria. La prima cosa che dobbiamo fare è creare una connessione mediante un socket classico. Poi dobbiamo inviare la richiesta per accedere al file in questione, che magari lo chiediamo, suppongo, a un server remoto, e poi dobbiamo allocare la memoria necessaria per tenerci in memoria sto benedetto file. Ci sono diverse cose che possono andare male. Il socket non può essere, per esempio, creato. Vabbè, se succede, poco male. Mettiamo una bella if, semplice. Il sistema operativo non ci dà una socket, va bene, usciamo con magari un messaggio di errore. Se invece riusciamo a stabilire la connessione, possiamo richiedere il file. E se il file non esiste, non possiamo direttamente saltare alla fine della funzione perché dobbiamo chiudere la connessione. E vabbè, là non c'è alcun problema, mettiamo da qualche parte, se il file non esiste o qualcosa di questo tipo, chiudiamo il socket. Bene, dobbiamo allocare la memoria che ci serve per il file. E se non ce n'è a sufficienza nel sistema operativo, meglio nel computer, di nuovo dobbiamo chiudere il socket. E se tutto va bene,
dobbiamo alla fine deallocare la memoria dinamica che abbiamo allocato per il file memoria e poi di nuovo dobbiamo chiudere il socket. Se non ho fatto male i miei conti, la chiusura di questo ben amato socket avviene almeno in 3 casi. Copiamo quel codice oppure facciamo una go-to. In entrambi i casi sappiamo che sono cattive pratiche di programmazione. Qual è la soluzione meno peggio? Copiare il codice o fare qualcosa che assomigli un try catch di un altro linguaggio di programmazione un po' più ad alto livello in cui si praticamente non c'è un try catch, non ha ovviamente un gestore contestuale, perché tutti i programmi che vi ho mostrato all'inizio optano per la seconda opzione. Ovviamente in questo video vi ho portato un esempio molto semplice in cui copiare la funzione che chiude il socket o la free per cancellare la memoria allocata, insomma, non succede nulla di male. Supponiamo un caso in cui noi dobbiamo allocare 5 risorse, sto facendo un esempio così, e dobbiamo controllare che ognuna di loro sia stata allocata con successo. Nel caso in cui questo non avvenga, dobbiamo cercare di allocarle o di rilasciarle al contrario per come sono state allocate. Quindi dobbiamo metterci nei casi in cui abbiamo tanta roba da fare. E quindi scrivetemi qui sotto nei commenti quello che fareste voi in questi casi, che come vi dicevo andrò a leggervi, io scenderò giù col mio cellulare e andrò a leggervi. Vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me fino a questo punto e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino.